Eccoci giunti, eroi, al consueto appuntamento molto glamour con Rosita Dorigo, l'inventrice del food design, che questa sera ci propone un tema molto particolare e molto attuale, vale a dire come rendere speciale il nostro Capodanno, anche se siamo in casa, anche se abbiamo un numero limitato di invitati. Come dire, possiamo fare di necessità virtù, possiamo fare di un'occasione che si presenta non proprio, diciamo così, frequente, un evento per poterci misurare e poter anche sfidare noi stessi nella capacità di così avere delle idee e metterle in pratica. Quindi, cosa possiamo fare, Rosita, del nostro Capodanno affinché sia un evento particolare, allegro e possiamo concentrarci sul benessere, sullo stare bene con le persone che amiamo? A te la parola. Ciao Jasmine, ciao a tutti. Capodanno è un momento sempre importante perché è un po' una fine, ma è sempre un inizio. Fine nel senso che qualcuno può dire vorrei portare con me tante cose, o qualcuno può dire vorrei dimenticare tante cose, ma in ogni caso è un passaggio. Il Capodanno segna sempre e comunque un passaggio in tutto il mondo. E questo è un tema che riprendiamo tra un attimo, perché il tema del mondo mi piace molto, la condivisione. Così come hai detto tu, in casa, che forse sono i Capodanni migliori, tra parentesi, penso sempre che in casa ci si possa divertire di più o in maniera sicuramente più personalizzata. Quindi, evviva i padroni di casa che ospitano gli ospiti. E per me il Capodanno è all'insegna della tradizione e l'oro. Oro perché l'oro è il colore dei sogni. La tradizione perché le tradizioni sono quelle che ci fanno rivivere il passato con quella sicurezza che ci danno la possibilità, queste tradizioni, di vedere meglio il futuro. Perché il futuro nasce dal passato. Solo grazie al nostro passato possiamo goderci il futuro, l'esperienza. E le tradizioni sono lunghe trasmissioni di rituali, di modi di affrontare le situazioni. E il Capodanno ha dei rituali ben precisi in ogni posto del mondo. Ci concentriamo un po' in Italia, ma con un occhio verso il mondo intero. Questo è il tema. Meraviglioso, Rosita, e aggiungo che anch'io la maggior parte dei capodanni che ho trascorso in feste, magari con tantissime persone che non conoscevo, dove è tutto così dispersivo, io non mi sono mai veramente divertita. Cioè, il divertimento vero sta nella condivisione di cose importanti, anche un semplice cibo, ma un momento di convivialità così prezioso con le persone che amiamo, secondo me è il massimo anche a Capodanno. Quindi, ottima la tua scelta. Infatti, vedi che un po' di oro ce l'ho anche addosso. Sono già pronta per festeggiare Capodanno, anche se manca solo Meraviglia. qualche giorno. Ci portiamo in modalità sogni e in modalità preparativi, perché il Capodanno è anche bello 3 giorni prima, quando cominciamo a pensare quante buone cose mettere sulla tavola e quanto è bello addobbare il tavolo e la nostra casa. Ci sono delle piccole cose che non devono mai mancare. Una, il pungitopo sul tavolo che porta fortuna. Un'altra per noi, qualche cosa che abbiamo addosso di nuovo, magari di rosso, che ci fa pensare che la fortuna è vicina a noi. E per il cibo, io penso sempre a un tocco di oro che possiamo mettere su tutti i piatti. Io non posso non avere a casa la mia scatoletta di oro in polvere, basta aprire la scatoletta, da qua scendono stelline dorate che le metto sui dolci, sulla pasta, dove può esserci quel tocco di brillantezza. Ecco che allora anche il cibo che noi presentiamo con quel piccolo tocco alla fine di oro diventa una cosa speciale, quel sogno dorato che noi stiamo mangiando. Allora, preparativi. I preparativi sono belli perché è come vivere la festa 2 volte, mentre la si prepara e mentre con gli ospiti la si condivide. Mi piace pensare che a Capodanno ci siano tante cose buone che seguono il nostro gusto, ma torniamo anche alla tradizione. Allora, in Italia sappiamo che lenticchia porta ricchezza, cotechino, zampone,
tutti questi salami cotti portano una tradizione che in ogni regione dell'Italia si esprime attraverso questo bollito particolare che rappresenta un po' il momento sontuoso della festa. Bisogna anche pensare a quelli che sono sempre un po' attenti alla dieta, fanno finta di divertirsi ma poi cercano l'insalatina, la verdura. Ed ecco che allora divertiamoci anche su queste crudité, aggiungiamo un po' di melograno che porta sempre fortuna, spacchiamo questi melograni che per la tradizione orientale da cui arrivano rappresentano fertilità, rappresentano ricchezza, quindi anche dei melograni belli sgranati che ci si può aggiungere qualche chicco sul bicchiere di vino o anche sul bicchiere d'acqua, che anche l'acqua diventa preziosa con un po' di chicchi di melograno. E questo stesso melograno lo usiamo nella nostra insalata, che fa sempre piacere a chi vuole far finta, o lo fa per davvero, di stare attento un po' alla dieta. Ecco che allora avremo grande sontuosità, e mi allungo, lasagne, pasta ripiena, arrosti, però io sono del parere che fare porzioni, diciamo, piatti già sporzionati, in modo che siano facili. Sto immaginando un buffet, Jasmine, forse sto parlando, pensando già che i nostri amici che ci ascoltano hanno in mente che il Capodanno condiviso a casa è un gran bel buffet, una bella tavola imbandita con questi tocchi di melograno, di noci dorate, di, attenzione, il vischio che sarà il regalo che la fidanzata si aspetta dal fidanzato. Quindi questo vischio verrà appeso in casa al momento, per il momento del bacio della mezzanotte. Anche questa è una tradizione bellissima. Quindi aspetta, cerchiamo. Aspetta, quindi mi vuoi dire che il vischio ha un per la tradizione significato anche d'amore? Assolutamente d'amore. Spiegaci tutto. Allora, io credo che molti di voi lo sappiano già. Il vischio è il dono per eccellenza che il fidanzato o il pretendente tale porta alla sua futura, alla sua prediletta, come simbolo da appendere generalmente sullo stipite della porta, perché allo scoccare della mezzanotte, prima di tutto, noi donne non facciamoci mai baciare da un'altra donna, anche semplicemente per amicizia o comunque per affetto, ma il primo bacio deve essere dato da un uomo. Questa è una tradizione che esiste, se non altro, a Venezia e in Veneto. Essere, diciamo così, toccate per prime, dopo lo scoccare della mezzanotte, da un maschietto e viceversa per un maschietto, da una femminuccia, si dice che porta fortuna, si dice che ci porta di buon auspicio. E il bacio sotto il vischio, quindi sotto lo stipite della porta da cui pende questo vischio, è il bacio d'amore. È un bacio che rappresenta un po' una promessa. Che poi la promessa venga esaudita o meno, non è così fondamentale, ma se non altro è un gesto di buon auspicio. Sono tanti gesti di buon auspicio, come le lenticchie. Non è detto che diventiamo miliardari mangiando tante lenticchie, però ci si illude che servano. Meraviglia. Rosita, che bella questa cosa delle tradizioni. Queste tradizioni che stai elencando, che sono tipiche del Veneto e di Venezia, di cui siamo tutte e due originarie, pensi siano anche international un po'? Oppure sono proprio locali come tradizione? Ecco, è questo il punto. Bravissima, perché naturalmente io conosco le nostre tradizioni e credo che molte di quelle che ti ho raccontato, tipo le lenticchie o il salame cotto, zampone o cotechino, che si chiami, è un po' in tutta l'Italia, come la lasagna, come i piatti un po' ricchi, l'insalata russa, sono piatti che in genere a Capodanno penso che un po' in tutta Italia funzionano. Ma il discorso delle tradizioni locali è un discorso molto delicato e hai fatto molto bene ad inserirlo, perché ogni singolo paesino persino ha le sue piccole e lunghissime tradizioni. Faccio un esempio, c'è il paesino dove basta un chicco d'uva che porti fortuna e c'è invece da noi in Veneto che ce ne vogliono tre. Ma siccome a me piace essere anche un po' esterofila, tornando all'uva, a Madrid sono 12 chicchi d'uva. Ognuno ad ogni scoccare del grande campanile del Plaza Mayor, ogni rintocco della campana, quindi 12, è un chicco d'uva. Quindi quest'uva rappresenta anche un po' un link con il resto del mondo, ma ognuno ha il suo modo di
usufruirne e di godersela. Ed è un esempio. Ma la cosa bella è che ognuno nelle proprie case probabilmente avrà anche delle tradizioni singole, di qualche cosa che si trasmette di famiglia in famiglia. Ricordo di essere andata a casa di amici che buttavano le lampadine dietro la schiena fuori dalla finestra. Cioè, a noi questo porta bene. Quindi è vero anche che casa che vai, usanze che trovi. E queste sono le cose belle. Tu porti le tue e gli altri comunicano le loro. Questo io stavo pensando a Napoli in questo momento, dove c'è ancora la tradizione di aprire le finestre allo scoccare della mezzanotte e buttare per le Brava. Non so se lo facciano ancora, oggigiorno. Certo è che per chi passa sotto non deve essere una bella esperienza. Schivare tutto il tempo gli oggetti volanti non identificati. Non identificati. Stare lontani dalle finestre sarà la parola d'ordine. Che bello, Rosita. Poi mi piace questa cosa del buffet. Tu hai dato per scontato che sia un buffet. E in effetti, quale miglior modo di accogliere gli ospiti per un Capodanno che sedersi a tavola tutto il tempo? Perché così possiamo mettere della musica e possiamo anche ballare, magari. No. Ecco, che hai toccato, come sempre tu mi stimoli, l'argomento di musica. Per me è importante, ecco, in un momento così di passaggio che è il Capodanno, ripercorrere gli anni, ripercorrere le memorie, i ricordi e quanto evoca la memoria la musica. Quindi io accompagnerei tutta la serata del Capodanno con delle musiche evocative, qualche cosa che per noi rappresenta il Capodanno, il ricordo, quindi musiche di anni passati o di momenti emozionanti che abbiamo vissuto. Io non posso fare a meno dei Beatles, non posso fare a meno di Burt Bacharach, piuttosto che di ascoltare certe canzoncine natalizie che mi accompagnano fino al 6 gennaio. Quindi tralascio un po' la musica moderna per fare sottofondi musicali di canzoni che sono da sempre un sottofondo delle feste. Questo perché penso che l'evocazione di ciò che ci ha fatto felici ci farà sempre felici, oggi, domani e sempre. Senti un po', Rosita, per quanto riguarda Capodanno, siccome tu sei food designer e quindi non ti occupi solo della presentazione, preparazione del cibo, eccetera, e della sua provenienza, ti occupi proprio dell'organizzazione dell'evento to court. La mia domanda a questo punto va un po' al di fuori, che non so poi quanto sia effettivamente al di fuori del tuo argomento. Allora, abbiamo lo stilista internazionale Antonio Oliver, che ha espresso la sua opinione riguardo all'abbigliamento. Tu che cosa ne pensi? Quale potrebbe essere un modo per vestirsi? Parlo per noi donne, anche per l'uomo, dal momento che è sì una festa. È altrettanto vero che non siamo, diciamo così, in un ambiente dove non ci si conosce. Allora, io prima di tutto penso sempre alla comodità e al sentirsi bene. Quindi penso che la prima regola sia mettere l'abito che più ci fa sentire bene. E credo che dentro di noi ci sono certi riti anche sul modo di vestirsi a Capodanno. Adesso te ne dico una. La guêpière, perché a Capodanno porta fortuna. La mutandina o lo slip o il boxer rosso. Magari non lo vede nessuno, ma noi ci sentiamo bene perché ce l'abbiamo. Poi dicono che il rosso porta fortuna, magari ci si può vestire di rosso. Ma se a me il rosso non piace o vedo che non si accompagna ai miei colori, posso cercare un colore altrettanto festivo, altrettanto da festeggiamento, per esempio l'oro, per esempio il bianco. Ecco, eviterei forse il nero. Ecco, io più che dire cosa mettere, direi cosa non mettere. Trovo che il nero magari a Capodanno si può evitare, visto che lo si usa in tutte le occasioni un po' eleganti. Forse a Capodanno osiamo, come possiamo usare, parlo da femminuccia, la calza un po' luminosa, un po' particolare, specie se c'è una minigonna che fa esaltare le gambe, o se non ho la minigonna perché non mi sento così sicura, cosa che condivido, uno spacco, quel vedo non vedo, esce fuori una calza particolarmente luminosa, o il maschietto mi si indossa un calzino, vedo non vedo, con gli strass, che fa una cosa un po' originale, o indossa il papillon rosso perché dice il rosso mi porta fortuna, il papillon non lo uso mai, ma a Capodanno voglio osare. Quindi parola d'ordine, sentirsi bene
e anche fare qualcosina che ci fa sentire bene e che ci fa osare qualche cosa che solo a Capodanno posso. Quindi lo trovo un Bello. momento dove si può osare, anche Ecco, ci sull'abbinamento. tengo a sottolineare questo. Intanto, prima cosa, sono felicissima che tu abbia espresso il tuo parere riguardo all'abbigliamento perché agli antipodi è l'antitesi della proposta dello stilista. E quindi diamo ai nostri viewer una panoramica di opzioni molto più ampia di quello che io pensavo, e questo è un arricchimento. Un'altra cosa, ci tengo a sottolineare che il sentirsi bene non deve essere legato alla quotidianità. Perché? Perché se io mi sento bene vestita in un certo modo, perché mi vesto quasi sempre così, bisognerebbe secondo me trovare un giusto compromesso con l'occasione, perché l'occasione è comunque speciale, quindi sforziamoci di uscire, diciamo, dai binari consueti per indossare, come dicevi tu giustamente, un calzino con il glitter, la calza luminosa sotto il vestito, la gonna con lo spacco, perché in questo modo siamo consapevoli del fatto che ci troviamo in uno spazio e in un tempo speciale dove la magia può accadere. Ed ecco che ci ricolleghiamo al discorso dei sogni. Quella sera si può osare di sognare. Ho sempre sognato di mettere un orecchino lunghissimo, ma non so se mi è adatto. Quella sera oso, quella sera lì posso provare a fare tutto. E quindi esprimo quel mio desiderio, quel mio sogno che ho dentro. Non ho mai osato farlo, ma mi piacerebbe. E dai, a Capodanno ci provo, a Capodanno mi lancio e poi magari scopro che ci sto anche bene, che mi ci sento anche bene. Quindi osare, la parola giusta che hai detto tu, per quella sera lì, credo che sia anche bello per se stessi. Dire, faccio una cosa che non ho mai fatto, ma dentro di me vorrei tanto farla. Quella sera lì è la sera giusta. L'importante, sai che cos'è, Rosita? Io ho fatto tanti errori di questo tipo. Non che esista l'errore di per sé, perché c'è sempre la via d'uscita. È che, per esempio, quella sera ti vuoi mettere il tacco a spillo che non porti mai nella tua vita, diciamo così, di tutti i giorni. Se io devo stare con i piedi che mi dolgono la maggior parte del tempo, allora anche in questo senso magari è utile trovare un compromesso. La scarpina d'oro o col tacco d'oro, sì, ma con quel tacco che una volta che cammino riesco a stare in equilibrio senza, oh mamma mia, dovermi aggrappare a qualche angolo di tavolo o a qualche invitato per stare in piedi. Infatti, anche perché il tuo sentirti bene, il tuo stare comfort con te stessa lo fa respirare anche agli altri. Quindi se ti vedono in difficoltà, se si legge nei tuoi occhi una certa sofferenza malcelata, anche gli altri non si sentono sereni di fianco a te. Quindi meglio una ballerina bassa, comodissima, magari glitterata, piuttosto che un tacco a spillo dolorosissimo che ti fa soffrire con un'espressione sofferente tutta la sera. E ci ricolleghiamo al buffet dove anche lì cerchiamo di fare un qualcosina che faccia stare comodi un po' tutti. Anche chi vuole osare di mangiare quella cosa che mai durante l'anno perché è troppo ricca, è troppo calorica, però quella sera lì cede, ma nello stesso tempo gli mettiamo a fianco quella solita insalatina che sappiamo che a lui piace o che lei è usuale mangiare. Quindi mettiamogli un po' il sacro e il profano, in modo da creare anche lì l'osare, ma nello stesso tempo il tornare indietro, che allora crea più anche benessere. Sì, dai, ho mangiato un'insalata tutta la sera, adesso il cotechino a mezzanotte posso anche mangiarlo. Cioè, quella cosa che ti rende anche sereno verso te stesso. Ma credo che siano importanti appunto gli scambi di tradizione e quindi anche per gli ospiti che arrivano. Arrivare con un qualcosina che per loro è il loro portafortuna, che per loro è il gesto di buon augurio per un anno, sia una cosa gradita da chi organizza nella sua casa questo meraviglioso Capodanno. Quindi credo che sia anche bello, sia a livello di abbigliamento, osando per se stessi e magari anche per gli altri, così per il buffet, per ciò che mangiamo. Portare qualche cosa che per noi rappresenta una tradizione. C'è chi appunto porta l'uva, c'è chi porta i mandarini perché dice il profumo di mandarino mi ricorda le feste, mi fa sentire più Capodanno. C'è chi appunto porta un ramoscello di
Il pungitopo? Pungitopo. Il pungitopo, perché per me se manca nella tavola, la tavola non porta fortuna. Quindi arrivo con il mio pungitopo, con queste bacche rosse in mezzo alle foglioline verdi. Sì, punge un po', però rappresenta la festa. Quindi ognuno portare qualche cosina che gli rappresenta la sua tradizione, credo che sia un modo ancora più conviviale, e si può fare solo in casa, per godersi un Capodanno sereno, confortevole, ridendo e scherzando magari anche appunto dell'abbigliamento un po' osato o del piatto che uno non mangia, ma quella sera lì si lascia andare. Insomma, sogni e tradizioni. Che meraviglia! Rosita, che cosa possiamo lasciare in memoria di una serata speciale ai nostri invitati? Potrebbe essere un bigliettino con un aforisma, ma che sia un pensiero bello, non una cosa da cioccolatino, lascia un po' il tempo che trova. Magari, ecco, potrebbe funzionare come porta fortuna per tutto il resto dell'anno, una cosa che loro possano tenere nel portafogli o mettere in tasca. Cosa ne pensi al riguardo? Allora, se fossi a Napoli, ti direi, comprerei un bel cesto di cornetti rossi e direi a tutti, pescate il vostro. Io che mi chiamo Rosita regalo sempre delle piccole roselline secche, da dire mettetevele come segnalibro, tenetevele nel comodino, una rosellina secca con un po' di gambo che rappresenta un piccolo fiorellino che può avere un suo piccolo vasetto in casa, o ripeto, come segnalibro è perfetto. Oppure, e qui ci bisogna un attimino andare a cercarle, dei piccoli portafortuna, un piccolo portafortuna che possiamo farci in casa, il riso porta sorriso, quindi dei piccoli sacchettini di garza con dei chicchi di riso magari di diversi colori, riso venere, riso basmati, riso lungo, il riso porta sorriso. E poi a me piace molto, e questo si usa a Natale, ma io penso me lo porto avanti tutto l'anno, quelle monete d'oro di cioccolata, a dire signori, io vi regalo la moneta d'oro di cioccolata quest'anno e deve durare tutto l'anno, quindi non mangiatela, tenetela lì, non fatevi ingolosire, ma questa moneta d'oro vi porterà l'oro per tutto l'anno. Quindi può essere anche un bel cesto di monete d'oro e ognuno si pesca un euro, due euro, qualche cosa che gli rimane lì come moneta della fortuna. Oppure si trova in qualche negozio un simbolo che ci rappresenta, per me, ripeto, può essere un fiore, ma può essere anche carina una stellina, un qualcosina che per noi significa un bel gesto ed è un piccolo omaggino che diamo. Quindi non c'è, secondo me, una cosa specifica. C'è quel qualcosina di piccolo, ma che ci piace donare. Sai che mi è venuta in mente una cosa, Rosita? Mi è venuto in mente un regalo che ho ricevuto di recente, tipo un mese fa, non c'entra con Capodanno, ma è un simbolo molto particolare, perché poi in quel simbolo ciascuno degli invitati può metterci quello che desidera. È come dire, io attribuisco a quel segno questo, io quest'altro, e ciascuno porta a casa quello che vuole, anche se è lo stesso oggetto. E sai cos'era? Era una chiave dorata. Ed è bellissimo! Perché se ci pensi, è la chiave che apre la porta dei tuoi sogni, dei tuoi desideri. Potrebbe essere un'altra idea. Infatti, mentre dicevo, andiamo a cercare quel portafortuna che secondo noi è rappresentativo, questo è un esempio molto calzante. Dobbiamo avere la pazienza di cercare queste piccole chiavi d'oro, le mettiamo in un bel cesto e ognuno prende la sua chiave, perché ci si trova. Quindi ecco, quell'attimo di pazienza per cercarle, le troviamo perché è un simbolo che noi riconosciamo interessante, importante, e tu l'hai inserito in maniera perfetta, perché la chiave è la chiave dei sogni, è la chiave della gioia, è la chiave del cuore di chi vogliamo aprire, è anche la chiave verso il mondo, quindi la nostra libertà, abbiamo la chiave per aprire il mondo, non abbiamo porte che ci chiudono. Quindi direi che possiamo lasciare come idea la chiave e, lasciami dire, una rosellina. Tesoro, questo è proprio il tuo simbolo, lo lascio alla tua festa, perché ritengo che sia così rappresentativo e così tipico tuo che te lo voglio proprio lasciare, perché è il tuo brand, Rosita. Per tutto il resto, guarda, porte aperte, perché l'oro è il colore che preferisco in assoluto. E sai che non sapevo neppure che esistesse questa polvere d'oro edibile? È fantastico, non lo sapevo! Dal maestro Gualtiero Marchesi siamo arrivati tutti a capire che l'oro si può mangiare, e vi garantisco che si può mangiare. Ma c'è un altro piccolo tocco
che, diciamo, mi distingo nei miei catering, nei miei eventi, quando vengo chiamata per organizzarlo, mi piace sempre offrire alle signore il bicchiere di vino con quel tocco di rosso che viene conferito dal cassis, la crema di cassis, che dà, chi conosce la Francia saprà che si chiama Kir, Kir Royal con lo champagne, Kir normale se abbiamo un vino bianco fermo. Quindi tenere in casa quella bottiglietta di sciroppo di cassis o di liquore di cassis rende anche il calice di vino più festoso. E per chi vuole essere ancora più un tocco originale, ci sono i fiori di hibiscus conservati, diciamo, in uno sciroppo, e questi fiori di hibiscus, vi assicuro che si comprano nei negozi di alimentari, diciamo, di un certo tipo, inseriti nel calice, un attimo naturalmente scolati dalla loro, dal loro sciroppo, non cambiano e non modificano il sapore del vino, ma sbocciano dentro il bicchiere. E quindi possiamo fare il calice dedicato alle signore con questo fiore di hibiscus dentro, che versando il vino sembra che sbocci. E poi se lo possono anche mangiare, perché è assolutamente edibile come l'oro. Voglio cogliere questo momento, questa opportunità magica con te, Rosita, visto che in questo periodo ci stiamo proprio avvicinando al 31 del 12 per augurare ai nostri viewer prosperità, pace, armonia, amore, tutto quello che desiderate sia accanto all'oro e ai cibi con cui imbandirete le vostre tavole e vi accompagni per tutti i giorni del prossimo anno e degli altri a venire. Rosita, vuoi prenderti un minuto per fare gli auguri ai tuoi fan in questa rubrica? Io spero che i miei fan siano tutte le persone che amano le belle cose, che amano la gioia di vivere e anche di osare, di sognare e di pensare che tutto ciò che sembra impossibile diventerà possibile. Avere fiducia di se stessi, essere dentro sempre felici e guardare il bicchiere mezzo pieno. Problemi ce ne sono sempre tanti nella vita, cerchiamo di non crearceli, di non andarli a cercare, ma cerchiamo sempre di vedere un po' il lato positivo delle cose, e che anche se le cose sono molto negative, non affrontarle con pessimismo, ma tirarsi sulle maniche e dire: ce la posso fare, sempre e comunque, perché dentro di me c'è la gioia. Buon felice anno a tutti voi. Ciao Rosita, grazie. Buon felice anno e tanto amore che porta tanta gioia per tutti. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao.